Dottoressa Gallucci, grazie mille per l'intervento e soprattutto per essere venuta qui. Noi sappiamo che lei viene dalla Germania, lavora attualmente in Okapi Orbitz e volevamo chiederle qual è stato magari qualche progetto che l'ha spinta ad andare così lontano. Diciamo che prima di tutto vorrei parlare dei progetti che mi hanno spinto a intraprendere questa carriera, anzi è stata proprio la tesi magistrale dove ho conosciuto tutto questo mondo che mi ha spinto quindi proprio a cercare qualcosa che nella mia carriera io potessi fare questo. E Okapi Orbitz appunto è stato una grande opportunità in quanto è una startup che si occupa proprio di space debris, collision avoidance, che era proprio quello che volevo fare e che volevo esplorare. Il fatto che si trovi in Germania poi è stato un plus perché volevo anche esplorare qualcosa di diverso dall'Italia. Spesso noi studenti siamo un po' scoraggiati dalla mancanza di lavoro, ma quale consiglio può darci? Un consiglio spassionato è fare tante attività anche extra, lo so che ovviamente è difficile con lo studio, ma già da internship a tirocinio cercare di acquisire più conoscenze possibile, ma anche all'università, diciamo qui a Lunina sono molto forti anche in questo campo, quindi per me il consiglio spassionato è iniziare il prima possibile a capire cosa vi piace e a intraprendere il vostro percorso. Grazie mille ancora. Grazie mille a voi. Vado a introdurre il terzo ospite di oggi, che è la dottoressa Alessandra Gallucci, Space Situational Awareness and Debris Mitigation Engineer presso Okapi Orbitz. Piccola introduzione su Okapi Orbitz, è una startup tedesca che è stata fondata nel 2018 con l'obiettivo di rendere le operazioni spaziali più sicure, sostenibili ed efficienti. La startup ha sviluppato una piattaforma che aiuta a evitare collisioni e interferenze al fine di garantire un uso senza interruzioni della tecnologia dello spazio. Prego. Allora, io sono Alessandra Gallucci e come hanno già detto lavoro per Okapi Orbitz, ma io in realtà sono un ex studentessa federiciana, ho seguito qui la laurea triennale magistrale ed è proprio qui che è iniziata poi la mia passione per questo argomento che sono gli studi spaziali. La mia presentazione oggi sarà anche un po' più tecnica, quindi per farvi capire proprio come affrontiamo questo problema, proprio da un punto di vista di un'azienda. Inizieremo quindi a capire, diciamo sono già stati introdotti, ma cosa sono, come si formano, quanti ne abbiamo, quanti ce ne sono in orbita, capiremo anche qual è il contesto in cui ci troviamo, andremo poi a vedere quindi questa parte un po' più tecnica di come affrontiamo questo problema e vedremo anche delle eventuali soluzioni. Iniziamo quindi dalla definizione, cosa sono questi space debris? Con space debris si intende tutto ciò che orbita intorno alla Terra, che è stato creato dall'uomo e che non ha più alcuna utilità. Come si formano? Come è già stato detto diciamo nelle precedenti presentazioni, si possono formare in vari modi. Bisogna pensare che all'inizio dei viaggi spaziali non si pensava molto a cosa ce ne facciamo adesso senza sapere che abbiamo mandato in orbita. Non era un problema. Quindi i propri primi debiti sono stati derivati da satelliti inattivi lasciati in orbita, ma anche da upper stages, che quindi ancora orbitano intorno alla Terra. Dopodiché, sempre perché non si pensava a cosa fare in questi momenti una volta diciamo, in disuso, si lasciavano batterie esauste e fuel ancora appunto all'interno del satellite che poi poteva portare alle esplosioni. Infatti proprio le prime fonti di debris ingenti sono state date da esplosioni appunto derivanti da satellite. Dopodiché abbiamo quindi collisioni, tra cui ad esempio una delle più importanti che è stata già menzionata, la collisione tra Cosmos e Dilinium, un satellite attivo e un satellite inattivo russo, che ha provocato tantissimi frammenti, di cui appunto tracciati 3294 ancora in orbita ancora oggi, questo nel 2009. Dopodiché abbiamo gli ASAT test, che sono dei test, anti-satellite test, che alcune appunto nazioni fanno verso propri satelliti in disuso, in cui appunto con un missile vanno a far esplodere quello satellite, generando quindi un grandissimo numero di nuovi detriti. Dopodiché piccoli detriti li possiamo avere già dal decadimento del satellite, appunto quindi lasciato in orbita, ma anche da rivestimenti, scaglie di vernici, polveri, eccetera. Perché diciamo adesso si parla di space debris? Diamo un contesto e vediamo quanti ce ne sono in orbita. Dall'inizio appunto dei viaggi spaziali nel 1917 sono stati lanciati circa 16.000 satelliti. Di questi 16.000, circa 10.000, più di 10.000 sono ancora in orbita e solo 8.600 sono ancora operativi. Notate bene che questo numero, quindi 8.600, è cresciuto tanto, ma negli ultimi anni, già un paio di anni fa questo numero si aggirava sui 5.000, ma anche
meno. Sono cresciuti appunto perché adesso c'è stato proprio un incremento del numero di satelliti che vengono mandati in orbita. Compariamo questo, adesso facciamo un confronto tra il numero di satelliti e il numero di detriti. Ovviamente i detriti possono essere di varie dimensioni, parliamo anche di metri, ma parliamo anche di millimetri. Quindi trovare e catalogare e capire quanti ce ne sono è poi possibile, quindi si procede per via statistica. Numero di detriti maggiori di 10 cm, ne abbiamo circa 36.000 in orbita. Tra un centimetro e 10 cm arriviamo a 1.000 detriti e meno di un centimetro, quindi anche diciamo grandezze millimetriche, si parla di 130 milioni di detriti. Quindi andrete a capire che il numero di detriti versus il numero di satelliti attivi è un po', diciamo, una cosa che non ha proprio, diciamo, perché adesso diciamo, si parla del problema degli space debris, perché adesso si sta iniziando a sentire questa parola ed è un problema che riguarda gli ultimi anni, perché negli ultimi anni sono stati lanciati tantissimi satelliti. Basti pensare che la maggior parte degli space debris e dei satelliti si trova in orbita LEO. Con orbita LEO si intende low Earth orbits, quindi diciamo massimo 2000 km. La collisione, un oggetto in LEO si muove circa 7 km al secondo, quindi una collisione tra due oggetti in LEO può arrivare ad avere velocità relative di 14 km al secondo, quindi diciamo delle velocità grandissime. Queste collisioni quindi possono rendere totalmente inattivo un satellite, e infatti possiamo parlare di diversi tipi di collisione. Se abbiamo una collisione tra un satellite e un oggetto più grande di 10 cm, andremo ad avere quello che si chiama una collisione catastrofica. Cioè, oltre a rendere inattivo il nostro satellite, produrremo anche altri detriti spaziali. Tra 5 cm e 1 cm abbiamo quelle che vengono chiamate collisioni letali, cioè il nostro satellite verrà reso inattivo e potrebbero formarsi quindi ulteriori space debris. Minori di 1 cm, quindi se abbiamo una collisione tra il nostro satellite e un detrito minore di 1 cm, potremmo avere un danneggiamento delle superfici del satellite, come è stato mostrato anche nelle presentazioni precedenti. E quindi appunto potrebbe questo rendere anche il nostro satellite inattivo. Si è parlato prima della sindrome di Kessler. Perché è importante la sindrome di Kessler? Perché la sindrome di Kessler ci fa capire perché questo in realtà è un reale problema, perché noi più detriti abbiamo, più collisioni potremmo avere, e queste più collisioni provocheranno un maggior numero di detriti, che porteranno a più collisioni, che porteranno a più detriti, e quindi un effetto diciamo a cascata che se non appunto non adottiamo certe misure è già nato, ma diventerà appunto irrimediabile. Qual è adesso il contesto? Perché adesso appunto, come stiamo dicendo, ci sono sempre più lanci e questo problema è sempre più urgente? Perché ci troviamo in un nuovo contesto che viene chiamato New Space. Negli ultimi anni non lanciano solo più enti governativi, ma anche aziende private che, grazie appunto al fatto che i satelliti possono essere sempre più piccoli, meno costosi, con SpaceX che ci fa abbassare i costi per inviare qualcosa in orbita, tutti, tra virgolettato, possono inviare un satellite in orbita. Basti pensare che si è passato da 500 lanci negli anni nel 2010 a quasi 2.000 satelliti lanciati nel 2020 e si prevede un lancio di 17.000 satelliti nei prossimi 10 anni. Questo appunto con l'avvento del New Space, ma anche con le costellazioni come Starlink e OneWeb, Kuiper, tantissime, che mandano da centinaia a migliaia di satelliti in flotta ogni volta. Quindi quello che adesso dobbiamo pensare è a quello che viene riferito come Space Sustainability. Cos'è lo spazio sostenibile? Appunto perché ci sono sempre più oggetti in orbita, sempre più detriti, mandare un oggetto in orbita diventa sempre più pericoloso. E quindi noi avremo un incremento di conjunction warnings, adesso andremo a vedere cosa sono, ma quindi anche di possibili collisioni che un satellite si troverà ad affrontare nella sua vita operativa. Basti pensare che nel 2023 abbiamo circa 2.000 conjunction warnings al giorno. Ovviamente di questi 2.000 non è che abbiamo 2.000 collisioni al giorno, ma da questo dobbiamo capire qual è realmente importante, qual è critica, su quale ci dobbiamo impegnare a vedere se realmente una collisione ci sarà. Nel 2018 ci sono stati 9 milioni di conjunction warnings, quindi da immaginare come se ne riguarda uno, bisogna capire appunto quali sono quelle più pericolose. E questo è diventato destinato soltanto ad aumentare, perché stiamo mandando sempre più satelliti e stiamo creando sempre più detriti. Quindi questo renderà lo spazio meno sostenibile, perché soltanto chi potrà permettersi di avere una grande quantità di propellente a bordo potrà affrontare le eventuali collision avoidance maneuver che dovranno andare ad effettuare. Quindi questo diciamo un po' il contesto. Adesso vediamo come si affrontano, cosa facciamo realmente da un punto di vista un po' più tecnico per affrontare il problema dei detriti spaziali. Prima di tutto c'è un approccio che viene chiamato Space Situational Awareness, che mira quindi a conoscere i principali rischi spaziali.
Questo contiene al suo interno tre grandi famiglie, che è lo Space Weather, Near Earth Orbit Object e l'SSRT. Quello di cui noi ci andiamo adesso ad occupare è la Space Surveillance and Tracking. L'SSRT quindi si occupa del rilevamento, la previsione, la catalogazione di oggetti in orbita, di fornire quanti più dati possibile circa questi oggetti e quindi poi pensare anche di prevedere collisioni in orbita, rientri e eventuali frammentazioni. Adesso andiamo a vedere quali sono i 5 step che bisogna attuare per evitare, quindi per andare a combattere questo problema degli space debris. Il primo step è l'osservazione, che è uno step importantissimo, quindi proprio banalmente guardare e cercare di capire quanti oggetti ci sono nello spazio. Questo ovviamente viene fatto con diversi tipi di sensori, quali possono essere radar, telescopi e laser, ovviamente per oggetti che possono quindi essere tracciabili, quindi superiori a 10 cm. I radar di solito vengono utilizzati per guardare oggetti in low Earth orbit, telescopi per oggetti geostazionari e laser se vogliamo essere un po' più accurati. Ora, quando andiamo a fare questa osservazione, possiamo farla in due modi, surveillance o tracking. Surveillance è noi guardiamo una parte un po' più ampia di cielo e vediamo cosa osserviamo. Questo di solito viene fatto anche per cercare di trovare nuovi oggetti, mentre il tracking viene fatta con un po' più, diciamo, mirato un po' più a qualcosa di specifico. Noi sappiamo, noi ci aspettiamo che un oggetto passerà una certa ora in una certa porzione di spazio e quindi ne puntiamo il nostro sensore per cercare di guardare quell'oggetto. Ora abbiamo questi dati, cosa ce ne facciamo con questi dati? Questi dati andranno a infoltire il nostro catalogo. Ora ci sono vari cataloghi, le aziende possono avere cataloghi privati, sono anche cataloghi più pubblici, ognuno diciamo, avrà l'obiettivo di avere un catalogo sempre più aggiornato e sempre più grande. Quindi quando noi abbiamo un nuovo oggetto facciamo quello che viene chiamato catalog build-up. Mettiamo un nuovo oggetto nel nostro catalogo e invece quando guardiamo un oggetto che noi già conosciamo facciamo la catalog maintenance. Come si fa? Aggiornando quindi con informazioni più accurate e recenti l'oggetto che noi osserviamo. Una volta osservato l'oggetto si procede a quella che viene chiamata orbit determination o determinazione d'orbita. Se adesso l'oggetto è la prima volta che lo vediamo, si inizia con l'initial orbit determination. Noi cerchiamo di capire qual è l'orbita in cui questo oggetto si trova. Ovviamente le informazioni per questa inizial orbit determination saranno un po' meno accurate, ma verranno definite col tempo. Se è un oggetto che noi osserviamo in precedenza, si fa una nuova orbit determination per avere le informazioni più accurate. Alcuni di voi potranno pensare, ma se io conosco l'oggetto, sto in orbita stabile, perché devo fare perennemente una nuova orbit determination? Perché ovviamente gli oggetti nello spazio ci sono sempre delle incertezze, non è che possiamo essere sicuri al 100% di dove si troverà l'oggetto in ogni momento della sua vita. Banalmente, se è un satellite attivo, può aver fatto una manovra di cui non siamo a conoscenza e quindi può aver cambiato orbita. Ma quello che succede è che in realtà nello spazio ci sono altre forze che agiscono, che vengono banalmente chiamate perturbazioni, e quindi andranno a differire un po' la nostra operazione. Ed è per questo che noi, per avere dei calcoli sempre più accurati, dobbiamo fare questo orbit determination finché possiamo, perché così avremo sempre più dati, sempre più accurati. Quindi una volta che abbiamo l'orbit determination, quello che facciamo è la propagazione. Con propagazione si intende guardare il futuro, capire quali saranno le caratteristiche orbitali del nostro satellite in una data futura, date le caratteristiche orbitali attuali. Come ho detto prima, questa propagazione si fa attraverso propagatori che possono essere analitici, medici, poi ognuno sceglie quello che vuole. E più i dati sono accurati, più la vibrazione dell'orbita è accurata, più il propagatore è accurato, più saremo certi, viene sempre con delle incertezze, di sapere, di conoscere la nostra orbita. Quando uno appunto propaga, bisogna tenere sempre in conto due cose, eventuali manovre senza satellite attivo e le perturbazioni. Adesso le perturbazioni non è che si possono tutte conoscere a priori, ci sono alcune che sono più facilmente modellabili e quindi possiamo cercare di tenere conto in maniera più accurata, ma ce ne sono altre, come ad esempio solar flare, space weather, che sono proprio difficili da prevedere e quindi bisogna sempre tenere conto di questa incertezza. Una volta che noi propaghiamo il nostro oggetto, andiamo quindi a cercare delle eventuali collisioni, quindi qui si entra nel vivo anche di quello che facciamo noi. Quindi con conjunction analysis quello che andiamo a fare è propagare il nostro oggetto, fare uno screening, quindi vedere oggetto per oggetto nel catalogo se questo nostro primo oggetto andrà troppo vicino e quindi a scontrarsi con uno degli oggetti del catalogo. Ovviamente non è che noi prendiamo ogni singolo oggetto del catalogo, ma si applicheranno vari filtri, perché ad esempio se noi abbiamo un oggetto in LEO, quindi low Earth orbit, sicuramente non andrà a collidere con un oggetto che sta in geo, quindi possiamo già iniziare a levare gli oggetti del catalogo per rendere il tutto un po' più veloce.
come ho detto prima, quindi ci sono queste incertezze e noi dobbiamo sempre tenere conto di queste incertezze. Come si tiene conto di queste incertezze? Tramite la covarianza, che descrive quindi questa nostra incertezza nella posizione e velocità dell'oggetto. Maggiore che sarà questa incertezza, maggiore sarà questa covarianza, che nell'immagine è descritta dall'ellissoide rosso. Adesso entriamo un po' nel vivo e io spero di essere abbastanza chiara. Guarda adesso come si vede, come si capisce se ci sarà una collisione. Come sempre, come qualsiasi cosa che noi facciamo delle semplificazioni. Quindi si prende la covarianza del primo oggetto, si prende la covarianza del secondo oggetto e dato che non sono correlate tra di loro, sono gaussiane, possiamo sommarle insieme. Quindi faremo una enorme grande covarianza che centreremo in uno dei due oggetti. Quindi si prende il primo oggetto e gli si dà tutta l'incertezza che abbiamo. Poi, dopodiché, dato che anche modellare e sapere qual è la forma dei nostri satelliti o del detrito è molto difficile, si fa per difetto e si fa una grande sfera intorno ai nostri due oggetti. E questi due oggetti, queste due sfere, vengono sommate insieme formando un'unica sfera grande che verrà centrata nell'altro oggetto. Quindi un oggetto si prende tutta la covarianza e l'altro oggetto si prende tutta la grandezza di questi satelliti. La terza semplificazione è che andando a velocità molto veloci, molto elevate al tempo della collisione, approssimiamo in modo ad essere lineare, il che ci può portare da passare da un problema 3D a un problema 2D un po' più facile. Quindi quello che succederà è che, come potete vedere nella immagine a destra, riusciremo a capire che c'è una collisione se il nostro oggetto, che ha i due volumi di entrambi gli oggetti, entra in contatto con la covarianza dell'oggetto messa nell'altro satellite. Quindi praticamente in questo caso noi avremo una congiunzione. Una volta che troviamo questo caso possiamo passare a calcolare vari parametri, quali ad esempio la miss distance, quindi qual è la loro distanza al momento della collisione, time of closest approach, qual è il tempo a cui avverrà questa collisione, ma anche la velocità relativa o la probabilità di collisione. Quindi una volta considerati tutti questi valori, dobbiamo andare a capire quali sono le vere conjunction critiche. Come ho detto prima, abbiamo circa 2000 conjunction al giorno, non è che ci possiamo mettere a guardare tutte le 2000 conjunction tutti quanti ogni giorno, 2000 conjunction. Quindi ci sono dei valori di default che vengono applicati, quindi dei criteri per filtrare e capire quali sono delle congiunzioni più critiche rispetto a quelle meno critiche. Valori di default ad esempio sono la miss distance, che di default è minore di un chilometro, la probabilità di collisione circa 1 alla meno 4, ma anche ad esempio soglie definite in base al cliente. Si vede ad esempio come in questa immagine che c'è una congiunzione particolarmente critica e quanto la miss distance è di 42 metri rispetto ad esempio ad altri di 160, 1110 e così via. Quindi quando noi identifichiamo una conjunction critica possiamo cercare più informazioni, cerchiamo di avere più dati, cerchiamo di avere più informazioni, facciamo un'altra robe determination, facciamo un'altra propagazione per avere sempre dati più accurati. Abbiamo capito che abbiamo una conjunction critica, quindi adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a fare quella che viene chiamata una collision avoidance maneuver, quindi manovriamo affinché questa collisione non avvenga. Ovviamente queste collision avoidance maneuver devono tenere conto di varie cose, gli obiettivi della missione, i constraints della missione, ma anche varie strategie, perché ovviamente uno può decidere di manovrare in maniera diversa. Possiamo decidere di voler usare poco propellente, ma magari non ci allontaneremo abbastanza da questa collisione, quindi non avremo risolto niente. Potremmo dire, vabbè, voglio stare sicuro, uso un sacco di propellente, me ne vado proprio dall'altra parte, ma a quel punto avremo utilizzato talmente tanto propellente che la nostra missione avrà perso un sacco di possibilità di manovrare per altri maniere, per sciottivi, per proprio la sua vita operativa del satellite. Quindi bisogna anche capire qual è la virtù del mezzo, no? Qual è la giusta quantità di propellente, qual è la giusta manovra che uno può applicare. Ovviamente è più importante verificare che la nuova manovra che stiamo andando a fare non mi crea altre 14 collisioni, cioè che mi levo da una e mi vado a schiantare il satellite attivo. Quindi questo bisogna sempre capire la nostra nuova manovra sia in linea con altri satelliti. La reale sfida però, come ho detto prima, non è capire come e quando manovrare, ma se manovrare, perché manovrare vuol dire elevare il satellite, vuol dire elevare il propellente, vuol dire che la sua vita vibrerà di meno. Quindi proprio la parte principale di tutto quello che facciamo è capire quando una congiunzione è realmente critica. Poi manovrare è la parte facile,
dobbiamo essere sicuri che quella cosa che stiamo andando a vedere, quella congiunzione che stiamo andando a vedere, sia realmente critica. Adesso abbiamo visto quindi come si risolve, diciamo, come si approccia a questo problema, ma capiamo se ci sono delle soluzioni. Prima di tutto, vabbè, il decadimento naturale dovuto alle varie perturbazioni, ad esempio la drag, che è quella, diciamo, che ci interessa di più nella vita bassa, che ci fa ricadere alcuni detriti. Ma anche, come hanno già detto appunto le presentazioni precedenti, i vari active removal. Adesso, diciamo, l'active removal è ancora qualcosa che si sta andando a vedere, l'unica cosa su cui possiamo contare, quindi, sono queste space delimitation diagram, quindi delle linee guida, un buon senso, come diceva l'ingegner Ferrone, che tutti quanti dovremmo attuare per evitare nuovi detriti. Ad esempio, evitare collisioni in orbita, nessun rilascio intenzionale di eventi spaziali, ma anche capire dove, come disporre il proprio satellite a fine vita. Per il LEO, come abbiamo visto prima, c'era la regola dei 25 anni, cioè che il satellite doveva rientrare in 25 anni diciamo, in atmosfera, che adesso è stata abbassata addirittura a 5 anni, mentre per quanto riguarda i satelliti GEO, si usano quelle che vengono chiamate orbite media, quindi orbite cintero, che sono delle orbite ancora più, diciamo, che non sono nella belt, nella cintura GEO, che quindi non daranno fastidio ai nostri satelliti attivi. Fatto, diciamo, interessante è che per la prima volta qualche settimana fa c'è stato un satellite GEO che è stato multato per non essere arrivato a fine vita a questa orbita, diciamo, questa orbita Grignard, ed è quindi una cosa, diciamo, che fa, diciamo, sperare che queste guidelines siano sempre più rinforzate. Ma possibili soluzioni possono anche essere attuate già nel design del satellite e anche in fase operativa della missione. Ad esempio, importante è avere un sistema di propulsione a bordo, per essere rilevabili da vari sensori, condividere dati dell'orbita ed eventuali manovre con altri satelliti operators, perché in questo caso, se noi fossimo sempre a conoscenza dei dati, appunto delle orbite e delle manovre, questo lavoro sarebbe più facile. Eseguire le orbite per passivation e utilizzare orbite con poche densità di detriti. Utilizzare orbite con poca densità di detriti perché appunto ci sono dei modelli che ci dicono anche quali sono le orbite più popolate da detriti e quali sono anche le orbite più povere da detriti, e questo potrà permetterci anche quindi di utilizzare le protezioni sulla superficie del satellite che quindi ci aiuteranno a schermare contro anche detriti più piccoli. La mia presentazione, diciamo, finisce qui e io volevo dire quindi appunto che per l'azienda in cui lavoro, se una startup tedesca, come hanno già appunto accennato prima, ci occupiamo prevalentemente quindi di servizi di conjunction analysis, abbiamo la nostra platform che si occupa di collision avoidance e conjunction analysis, e abbiamo anche delle opportunità per tirocini e tesi che potete trovare sul nostro sito. Io nel frattempo vi